conosci davvero Gesù? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la parola di Dio, il Vangelo, possa entrare nella nostra vita e portare grande luce. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, dal versetto 7 al versetto 9. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercavano di vederlo. Amen. Carissimi, la pagina del Vangelo di oggi ha solo questi tre versetti, che in qualche modo parlano alla nostra vita quotidiana, al nostro vissuto di oggi, rispondono e ci guidano in un sentiero ben preciso. Tutto ciò che Gesù sta facendo, abbiamo ascoltato ieri, la missione, l'autorità, il potere che Gesù ha dato ai suoi discepoli, ecco, le guarigioni, gli annunci di buone notizie che Gesù e i suoi apostoli stavano compiendo in tutta la Galilea, arrivano fino agli orecchi di Erode, che poco prima aveva fatto decapitare Giovanni il Battista. Quindi si domanda: chi è quest'uomo? Erode dice: ma io ho fatto decapitare il profeta Giovanni Battista, che non sia lui risorto dai morti. Aveva paura, aveva questo dubbio. E si dice che la gente pensava di Gesù o che fosse stato Giovanni risorto dai morti, oppure il profeta Elia ritornato, oppure uno degli antichi profeti. Ma sempre un profeta, quindi una persona di Dio, una persona che parla da parte dell'Altissimo e ha un messaggio efficace, forte. Erode cercava di vederlo. Erode era incuriosito al sentire la voce su di lui, a sentirne parlare. Questa fama, questa buona fama e soprattutto le attese delle persone. Attendevano il Messia e si diceva, correva voce, che molto probabilmente Gesù di Nazareth era il Messia. Erode era spaventato, ma non lo conosceva. Questo può accadere anche nella nostra vita. Noi possiamo aver sentito parlare di Gesù. Ci hanno parlato i nostri catechisti, i nostri educatori nella fede, i nostri maestri di vita spirituale. Ma noi abbiamo bisogno di un incontro, un'esperienza. Abbiamo visto pochi giorni fa di quando Gesù era insieme ai suoi discepoli e alla folla arrivano i suoi parenti e Gesù dice: chi sono i miei parenti? Sono coloro che ascoltano la mia parola e fanno la mia volontà. Quanto è importante ascoltare innanzitutto le parole di Gesù. Conoscere Gesù significa permettere che Lui mi parli, permettere che Lui entri in tutte le aree della mia vita. Molto spesso noi lo escludiamo da tante aree personali, familiari, lavorative o altro, perché diciamo: Dio, se deve avere un posto nella mia vita, il suo posto è quello spirituale, per quanto riguarda la mia anima, ma per il resto mi arrangio io. In realtà non è così. Dio, quando entra nella vita di coloro che lo amano, che lo cercano, attraverso Gesù Cristo diventa il Signore di tutte le aree della nostra vita. Ecco che allora è necessario tendere l'orecchio
verso questa parola, la sua parola, e lui si fa conoscere. E lui inizia ad aprirmi gli occhi. Come dice il Salmo, oh Dio, alla tua luce vediamo la luce. Gesù ci apre gli occhi e ci fa vedere il cammino da fare. Abbiamo bisogno di incontrarlo, di conoscerlo sempre di più, altrimenti siamo come Erode. Chi è Gesù? Sento parlare di Lui, mi hanno detto che è il Signore, mi hanno detto che è il Messia, mi hanno detto che è Dio, mi hanno detto che devo credere in Lui, mi hanno detto che devo andare in chiesa, mi hanno detto che devo pregare ogni giorno, ma l'ho incontrato, ma lo conosco? Questa è la via. Il popolo di Israele ci insegna e ci ha insegnato a camminare ascoltando la parola, Shema Israel. Camminare chiudendo gli occhi e lasciando che la parola di Dio entri attraverso i nostri orecchi, attraverso il nostro cuore. Oggi è un tempo per incontrare Gesù. Apriamo le nostre mani, le nostre braccia come segno di disponibilità verso di Lui. Gli diciamo, vieni Signore Gesù, io ti voglio incontrare, io ti voglio conoscere. Voglio che questa parola entri dentro di me. Io non ti conosco e non voglio conoscerti per sentito dire, ma voglio incontrarti, fare esperienza del tuo amore, Gesù. Vieni nella mia vita, vieni in tutte le aree della mia vita e porta la tua luce. Allontana le tenebre, allontana il male dalla mia vita. Fa che io possa essere inserito nel tuo progetto di salvezza. Eccomi, Signore. Sono il tuo servo, voglio servire te, servire la tua chiesa. Fammi camminare nella tua volontà e nella tua parola. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, oggi lo slogan è una domanda. Conosci davvero Gesù? Invochiamo lo Spirito Santo nel cammino della nostra vita chiedendogli di incontrare Gesù, di conoscerlo davvero e che la sua parola in noi si faccia carne. Domani sera avremo la quarta e ultima serata dal tema Storia della Salvezza, serate bibliche online su YouTube, dove parleremo proprio dalla venuta di Gesù, cosa è accaduto e come la Chiesa attende la sua seconda venuta. Ma ciò che a noi importa, quello che abbiamo visto oggi, è incontrarlo, sperimentarlo. Gesù viene e si fa notare, si manifesta a coloro che lo accolgono con cuore sincero. Sul nostro sito web potete iscrivervi a queste serate bibliche. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Questa meravigliosa opera, questa parola di Dio, è piena della storia dell'uomo, è piena di tantissime esperienze, dove Dio ha sempre l'iniziativa, propone sempre un'alleanza verso il suo popolo eletto, ma dove il popolo eletto spesso pecca di infedeltà, cade. Ma Dio manda profeti e manda sempre un rinnovo della sua alleanza. Dio non ci abbandona mai, e anche se noi cadiamo, siamo infedeli, Dio mantiene la sua promessa.